Manco un pinot nero, credo uno dei più buoni, fra l'altro, insomma, che vengono prodotti in zona, ma ci interessava farvi assaggiare anche il rosso. Considerate che da questo punto di vista Jura è veramente completo come zona, perché troviamo dai rosa appunto ai bianchi, forse è la zona, considerando quanto è piccola, è la zona che ha più tipologie in tutta la Francia, perché si va appunto vini dolci, vini ossidati, cioè è come concentrare Champagne, Borgogna e Marsala in una unica zona, quindi è evidente il fascino, no? Cioè, ma com'è possibile si riesca a fare una bollicina fine, è un vino ossidato come se fosse una Marsala o in Andalusia, per dire, vini dolci e vini rossi con una certa finezza, ma non solo, perché dal Poussin, per esempio, che è uno degli uve qua dentro, è famosa, non ha molto colore, dà dei grandi rosa o dei rossi che in realtà sembrano rosa, perché sono molto, molto tenui come colore. Il Trousseau invece è un pochino più tannico, più ricco, più colorato, e l'abbinamento dei due, l'unione dei due, è un po', diciamo, sangiovese colorino, ecco, diciamo, no? Sangiovese magari c'è un cammino, cioè, ma non c'è colore, e qui si compenetrano molto bene. Detto questo, ecco, la presa in bicchiere è volutamente non filtrato, vi dicevo, a livello di grado alcolico è bassissimo, 11 gradi e mezzo, quindi il fatto di averlo buttato giù velocemente è un altro dei motivi del successo del Jura. I rossi non sono corposi, non sono ricchi, non sono caldi. Noi questa settimana che è arrivato il caldo abbiamo visto che la gente ha smesso di bere vino rosso dalla mattina alla sera. Tra l'altro, in realtà tutto l'anno, sapete che c'è stato lo storico sorpasso in Italia dei bianchi sui rossi. Quindi si vedono più bianchi che rossi. Probabilmente a Firenze, io quando parlo con gli agenti di commercio, dicono, ma non è possibile, fatto, guarda, ma a Firenze vengono i turisti vengono in Italia, vogliono bere il Gallo Nero e il Brunello, ma l'italiano, il consumo in Italia fatto da un po' di italiani, beve bianco, rosa, bollicine, il rosso è, diciamo, non in crisi, ma ecco, staremo a vedere cosa succede. Nell'ipotesi più tragica, per molti produttori, tra 30 anni i rossi italiani saranno tipo il Porto, buonissimo, me ne compro una cassa quando nasce un figliolo, però non lo bevo praticamente mai. Del resto oggi ci sono Brunello e Montalcino a 16 gradi e si dice, vabbè sì, però questo fatto in bocca le carte, sì, capito, tanto però con 16 gradi. Ecco, quindi il clima, ecco, quando dice il clima sta impazzendo, dei vini vi assicuro che è abbastanza drammatico. Però torniamo a noi. Quindi il motivo che tutti bevono meno rosso, ma perché i rossi non sono come questo. Questo invece è un concentrato di quello che oggi va per la maggiore, quindi un po' torbido, e questo è un vino che anche un qualsiasi corso di sommelier 10 anni fa prendeva 52 punti questo vino, perché era torbido, velato, difettato, colore un po' smorto, nonostante sia giovane, cioè difetti ce l'ha tutti. Però c'è anche il pregio, che poi alla fine è uno più importante, che si fa bere benissimo. E alla fine, come dice Genesis Robus, il primo compito di un vino è essere bevuto, il secondo è rinfrescare. Perché se voglio scaldarmi, c'ho il tè, il caffè, whisky, se voglio rinfrescarmi, bevo vino. Bontà sua, ha detto vino e non birra, la più grande critica di vino del mondo. Quindi ecco, allora, questo è un prototipo, in realtà, di quello che poteva essere il vino rosso contadino del Jura, ma fatto, al di là di quanto sia estrionico questo produttore, fatto però con una certa consapevolezza. Quindi lieviti indigeni, tanto altro, però per esempio tappa vite in teoria è un suicidio su un vino del genere, perché il tappa vite riduce, quindi toglie l'ossigeno, e invece questo vino avrebbe bisogno semmai di ossigeno per aprire ed evolversi. Infatti ora, se l'avete lasciato un attimino nel bicchiere, sentite che quelle note un po' riduttive che potevano essere associate a puzzette all'inizio non ci sono più, e ora invece quello che c'è è una bellissima nota di frutta di bosco molto fresca, ci sono, ma non solo, il ribes rosso, la mora classica, il mirtillo, la marena, ma c'è anche il floreale, c'è la viola, c'è la nidia di giaggiolo, ci sono sensazioni, un tocco di carrube, ma in realtà le sensazioni sono comunque molto fresche e molto abitanti. In bocca praticamente non ha qualmo, quasi tannino, ce n'ha un goccio, c'ha una leggera punta maricante, ma in realtà non è quello che rimane in bocca rimane una bellissima sensazione fruttata,
e quasi un'idea, sembra quasi gasata, no? Quasi dall'acidità e la freschezza ce lo fa sentire quasi un po' petillante, non lo è, però l'energia e la freschezza è veramente elevatissima. Quindi un vino un po' incantesimo, come sono questi, che riescono a concentrare una grandissima quantità di profumo, di sensazioni, di rimandi in un vino che è una piacevolezza germante berlo. Se vi è piaciuto, ma insomma credo che questo è un vino che tappa a vita, aiuta anche a non perdere nemmeno tempo nemmeno a stapparlo, no? Ce l'hai dietro, immaginatevi in campagna, picnic, lo appoggi un attimo nel fiume per raffrescarlo, tiri fuori, lo stappi, bevi, ecco, non lo finisci, strano, ma insomma, casomai lo riavviti, lo rimetti nel fiume, passeggiatina, lo rivedi, ecco, l'idea è proprio quella, quindi un vino da picnic che però ha una sua dignità anche di, secondo me anche di grande vino. Ecco, l'incanto del giurano non è tutto in questi due vini, ne vedremo altro, ma insomma già penso che i primi due avete avuto l'idea. Buon proseguimento.